Wahey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrink Montoon in questo nuovo episodio di Platino Extreme. Dall'ultima volta ho allenato ancora la squadra. Insomma, sono a livelli davvero importanti. E no, non ho fatto evolvere Bidoof in Bibarel. Infatti è un Bibarel femmina, dato che prima Bidoof era maschio. Ho catturato appunto un Bibarel che ho trovato mentre allenavo la squadra e l'ho chiamato HM Slave 2. Eh beh, il primo però l'ho lasciato nel box come ricordo. Ma quante ore ho di gioco? 26 ore. Numeri importanti. Ad ogni modo proseguiamo il nostro viaggio. E io volevo prendere un Riolu appunto nella da mettere in squadra, però mi sono accorto che si prende a Canalipoli o dopo la palestra di Canalipoli più o meno. Insomma, bisogna arrivare a Canalipoli, prendere la nave e te lo dà a Riley, comunque sia. Non so se è il nome italiano o poi Riley, neanche mi ricordo. Ma è comunque sia un tizio che ti dà Riolu dopo che avete sgominato dei tizi del Team Galassia in una caverna. Insomma, stavano cercando di dare fastidio ai Pokémon, insomma. Lo vedremo poi quando ci arriveremo. Ad ogni modo c'è Johnny, il nostro rivale, che vuole sfidarci. Il biondissimo Johnny, secondo me è finto biondo. Dai, guarda, è un biondo troppo acceso per essere vero. Dovrebbe essere un biondo sporco, invece. Non è vero. Ad ogni modo abbiamo un Chimchar. Oh yeah. Beh, è solo fuoco all'inizio, quindi un danza spadella lo farei. Vediamo un po'. Dovremmo essere in grado di subire un suo attacco almeno. Siamo a 38 entrambi. Facciata. Ok. Mi colpisce con la sua faccia di bronzo. E noi di notte sferza andiamo. Se crittiamo, ragazzi, è morto. Anche senza crittare. Però se crittavamo proprio lo distruggevamo dalla vita. Ha un Tangela. Non ho tecniche volanti, ma lui è tipo erba, quindi non ci sono problemi. Ah, potevo fare retromarcia, però non è da stab. È questo il problema. Però mi permetteva di cambiare Pokémon. Paralizzante. Accidenti a te, Tangela dei miei stivali. Sicuramente va di mega assorbimento, quindi io ti faccio vedere io cosa significa essere spietati. Ehi, mi fa paura ora. Vado con una bacca liege e non con antiparalisi che ho appena comprato. Tanto le bacche le trovo bizzeffe. Ok, allora, guardiamo dalla paralisi. Forza antica! Oh! Ma sei scemo? Beh, anche Notte Sferza non era da stab, però... Ok, insomma. Buono, buono, buono. Dai che forse lo mandiamo giù! Oh yeah! Ora io non so chi manda lui, però. Quindi io manderei un generico Duce, tanto per vedere cosa ci può mandare. Ho la coverage per lo psico, ho la coverage per l'acqua. Contro la terra potrei avere... Ah, Sableye. Ok. Quindi spettro buio, non ha debolezza in questa gen. Fulmine in denti, vai. Tanto per fare un po' di danno, per mordere della carne. Anche se un tipo spettro ha la carne. Tentenna! Woo! Ha un altro Pokémon, Slaking. Ok, allora so chi mandare. Zuffa! Calci, piedi, pugni, mani, tutto. Che succede? Mi stai forse dicendo che ho perso? Sì! Ah, evidentemente la mia infallibile strategia per vincere non funziona. Ricordi che ti ho detto, fa sì che tutti i tuoi attacchi vadano a segno e evita quelli dell'avversario. Sì, lo so. Flaminia, sto arrivando. Ciao, ciao, Link. Addio. Questa ragazzina mi ha detto che più avanti c'è una colonna di pietra molto tetra. Io so bene cos'è, so benissimo cos'è. Oh no, i Pokémons. Che incontriamo qui? Roselia. No. Avrei Badiou che potrei fare evolvere in Roselia. Sarebbe più appropriato? No, perché è di livello molto più basso rispetto a un Roselia. Ed è masculo questo. Forte un pugno? Ah, solo a Chansey. Era solo per Chansey forte un pugno, se non sbaglio. Staravia ce l'ho. Un momento, perché non me lo segna come preso? Ho fatto evolvere Starling Staravia. Io ho uno Staravia. Ok, ci scontriamo con questo allenatore. Vediamo un po' se hai allenato bene la tua squadra di Pokémon. Questo non alleva Pokémon, ma le classi allenatori sono anche scambiate, quindi... Ah no, solo i nomi, è vero. Oh, Godderoni, un Lickitung! Allora, retromarcia! Ah, Gardevoir qui è maschio. O meglio, lui ce l'ha maschio.
Se era femmina, lotta tra femmine. Inoltre, ci stavo pensando proprio in questo momento. Infernape è un Pokémon visivamente fatto proprio bene. Un Pokémon con la testa in fiamme. Ma dove lo trovate oggi? Dove? In quale gioco? Non per forza Pokémon, ma un gioco qualsiasi. Una scimmia con la testa in fiamme. Un amo buono è una buona cosa, la pensiamo allo stesso modo. Potrei provare a pescare qualcosa? No, Pokémon d'acqua ce l'ho. Ma ti ho detto di no, che non voglio come che mi spieghi come usarlo. Allora che è inutile che tu me lo chiedi se poi me lo dici lo stesso. Smirnoff è un po' giù in quanto a punti salute, ma ho le pozioni. Vorrei farlo arrivare al 40. Ehi tu! Ah, lui è vero, si può affrontare solo la mattina. Accidenti. Ok, ora sono le 6. Vatti... è buio! Ma è mattino, è buio! Ma insomma... Ok, ora per forza deve affrontarmi, non ha scuse. Yeseroni! A quanto pare dovevo entrare e uscire per far sì che avesse effetto. Che diavolo! Voglio farlo salire di livello, dai, dai! Attaccami, Barboc! E ora assaggia Notte Sversa, che deve crittare per farti fuori. O forse no. Affrontiamo le gemelline, che però ci vuole un Pokémon... Donato, perfetto, che oggi ancora non si è riscaldato. Siamo forti perché lottiamo insieme. Ti faremo fuori l'uso al balcone. E le gemelline Cam e Al... Cam, non Cam. Meglio Cam. La prima volta che vidi questo allenatore io dico, ma porca miseria, c'è un Pikachu qui, fammici parlare. E poi, ciao, sono un Pokémon, dico, ma può essere un Pikachu, siamo sicuri? E invece no, era una cosplayer. Sto pensando che se alla Lega arrivo con Smirnoff, con Danza Spada e Notte Sferza, o anche un attacco volante tipo volo, però non glielo insegno volo comunque sia, perché è da stab volo. È davvero potente, ma lo userei al limite se dovessi insegnarglielo solo come attacco per attaccare, appunto. A questo punto qui dovrebbe esserci, se non sbaglio, Coccio Blu, ok. Ma no, dicevo che c'era, appunto, ecco, un posto dove va inserita la Roccianima. C'è un posto diroccato tutto fatto di pietra. Roccianima. Carina, eh? Yes! Pozzo memoria. Qui ci si può appunto catturare spirito dopo che hai fatto appunto un certo numero di incontri con l'esploro kit con altri giocatori. Però devono essere... può essere lo stesso giocatore, ma devi uscire e rientrare per far sì che lo conti come un altro giocatore. Insomma, è un po'... non è complicato, però insomma, se uno ci vuole perdere tempo. Attenzione, c'è una cowgirl, dovrebbe chiamarsi Cowgirl, sì. Ok, a questo punto qui ci sarebbe da anche da andare alla torre memoria. E ci andiamo. MT46 fango, no! Che spreco! Oh, salve. Ok, ma perché è così buio qui dentro? Ah, qui c'è la nebbia, però nella ROM non funziona con l'emulatore. Questo qui pensa che sia un fantasma. Bullo, vedi a fare i bulli che succede poi a cagarsi sotto con attimo, Squamadrago. Ah, per far evolvere Sidra in Kingdra. Ah no, la nebbia c'è, ma è proprio fatta male. È una patina bianca. Purtroppo questo è il problema che hanno gli emulatori. Non riescono a riprodurre fedelmente tutto. Ok, ora sì però. Scacciabruma può servire nel momento in cui, durante la lotta, i tuoi Pokémon potrebbero sbagliare a colpire l'avversario e non colpiscono e falliscono la mossa. Lì potrebbe servire, se no come tecnica... insomma. Va bene, metto il Duce davanti. Vediamo un po' cosa c'è sopra. Un altro piano pieno di trainers. Wow, Registeel! Ho battuto la coppia ma non ho preso l'oggetto che c'era qui sotto. Me ne sono completamente dimenticato.
non è la strada più veloce, quindi ho sprecato i passi del repellente. Buono. Crescita. L'ho messa randomizzate. Ed è per questo che non ho trovato Flash. Salve. Questa nebbia oscura tutto. Ok. Ma sono due. Vabbè, dovrei usare scacciabruma, ma non ce l'ho. Abbiamo un'altra lotta in doppio qui, ma prima vorrei andarmi a curare, dato che ci siamo. Che succede? Ah, è lui. Evviva, cosa evviva? Ho una cosa fantastica, ma te la mostro solo perché sei tu. Ho dei bolli, ma ho dimenticato di applicarli. Ero alle rovine? Ah, ha trovato scacciabruma. Alle rovine. Dunque, vorrei un attimino provare a prendere gli oggetti che sono qui. Però prima parlo un attimino con le persone che sono qui, perché mi ricordo che c'era qualcosa. Ecco, qui ci sono le rovine e ci devo andare. Baccalampo. Ecco qua. Allora, dove si andava? Ah, oh, è vero, ci sono gli Anon che ti indicano la strada. Baccadurian. Le scritte degli Anon. Dunque, in alto a destra, in basso a sinistra, in alto a destra, in alto a sinistra, in alto a sinistra, in basso a sinistra. Non mi ricordo più. In alto a destra, in basso a sinistra, in alto a destra, in alto a sinistra, in alto a sinistra, in basso a destra. Sinistra. Sì. Amicizia. Tutte le vite toccano le altre. Tutte per creare qualcosa di nuovo. E vivo. Sì, me la ricordavo. L'astra saetta, attenzione. Videro da luce tre creature che congiunsero il tempo e lo spazio. Scaccia bruma. Ah, qui è la 5. Sembrava che fosse la 6 qui addirittura. Invece la 6 era spaccaroccia come tanti altri giochi. Avanzi! Ottimo! Messaggio spazio. Cosa dovevo trovare qui invece di messaggio spazio? Bacca uva, per esempio. Dunsparce, il Pokémon più sacro di tutto quanto Pokémon. Altro che Arceus. Vecchiette, non preoccupatevi, andrò Link in vostro soccorso. Ah, ora ci vedete? La nebbia si è diradata, ecco questo come ringraziamento, Spettro Targa. E se non sbaglio, lei ci dà... questa pensa a farne va bene. Quest'altra vecchietta ci dà... Ah, vero puro. Quindi, programmi per il prossimo episodio, oltre ad affrontare tutti quanti questi allenatori... Team Galassia e Capo Palestra. Bene Pucci, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Paladin Extreme. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye.